È un periodo favorevole per quanto riguarda il dibattito sul rispetto dell'ambiente e sui cambiamenti climatici. Il Summit di Azione sul Clima delle Nazioni Unite, il Friday for Future, hanno portato in primo piano queste tematiche e soprattutto l'elemento da evidenziare è che al centro di questi eventi ci sono stati sempre i giovani, ovvero i più interessati da vicino a cercare di concretizzare un'inversione di rotta prima che sia troppo tardi. E il fatto che le cose in tema ambientale non stiano andando bene lo dimostrano i dati. Un recente rapporto della World Meteorological Organization ha definito il quinquennio 2015-2019 come il più caldo di sempre. Le temperature globali sono cresciute di 1,1 gradi centigradi dall'era preindustriale e già di 0,2 gradi dal quinquennio 2011-2015. Insomma, in un contesto così preoccupante che sta drammaticamente peggiorando a ritmi sempre più veloci, iniziative nazionali come quella promossa da Legambiente dal titolo Puliamo il Mondo sono importanti e servono soprattutto a trasmettere un comportamento, uno stile di vita, buone pratiche da portare avanti nella quotidianità. Anche Arezzo ha aderito alla campagna realizzando l'evento nelle zone vicine a Piazza San Domenico, coinvolgendo insieme a numerosi volontari gli alunni di alcune scuole del territorio. È molto bello vederli sempre in azione, i ragazzi sono il futuro, l'abbiamo visto in questi giorni col Fridays for Future, che è un movimento talmente grande che ci riempie di gioia noi associazioni ambientaliste che da anni lottiamo per questo. E quindi coinvolgere i ragazzi in questo è la prima cosa da fare, vedere l'entusiasmo con cui si prendono cura del pianeta, delle città, contro il degrado, contro i rifiuti, contro l'inquinamento è la cosa più importante e noi dobbiamo seminare per questo. È una responsabilità degli adulti ma di tutti noi e quindi i giovani sono il nostro futuro, ma noi per prima dobbiamo dare l'esempio e dobbiamo rimboccarci insieme le maniche e fare di tutto per pulirlo. Come sempre, sembra che non ci sia questo degrado, questi rifiuti anche nella nostra Arezzo, invece purtroppo ci sono. Siamo andati dietro sotto le mura, su al prato, intorno al parcheggio Pietri. Tantissimi ovviamente rifiuti di vetro, bottiglie, lattine, ma anche tanti mozziconi di sigarette che ahimè rimane una costante negli anni, quindi dobbiamo fare qualcosa per sensibilizzare di più gli abitanti a non buttare le cicche soprattutto per terra, a fare la raccolta differenziata e insomma a occuparci seriamente di questo problema, perché è un problema importante e quindi noi tutti, nessuno escluso, deve fare la sua parte.